Presidente Frassente, si parte con una nuova carica e rinnovate ambizioni. Sì, sì, buonasera, sicuramente questa giornata ci ha riempito di gioia vedere così tante persone presenti, così tanti amici, così tanti partner, ci incoraggia e ci fa andare avanti ancora più veloci. Qual è l'obiettivo di quest'anno della Scandone? Sicuramente migliorarci, migliorare il risultato dell'anno scorso che ci ha visto protagonisti per la prima fase, poi nella seconda fase purtroppo un po' gli infortuni, un po' l'inesperienza, ci siamo fermati a un canestro dai playoff. E questa cosa non ci è andata giù in verità. È stato rinnovato il roster sempre affidato a Nino Sanfilippo? Assolutamente, Nino è la società insieme a me, insieme a Luigi Genovese, quindi era fuori dubbio il rinnovo di Nino sia per le sue capacità tecniche e tattiche per gestire la squadra sia per la sua umanità, quindi era indiscutibile. È importante anche per la società poter contare su partner importanti, su imprenditori che sul territorio hanno sempre investito e credono anche nel mondo dello sport, in particolare quello della pallacanestro. Assolutamente, assolutamente. Ci sono famiglie storiche che hanno sempre seguito la Scandone nel corso degli anni, che hanno rinnovato la propria vicinanza quest'anno alla Scandone, quindi questa è una cosa bellissima, perché vedere persone come Emilio, Angelo o la stessa famiglia De Mattesi riavvicinarsi di nuovo al mondo del basket e alla Scandone non può altro che fare riempirmi di gioia. Vuol dire che hanno visto l'operato dell'anno scorso e hanno voluto anche loro darci una mano.